Signore Gesù, io ti ringrazio per questo popolo venuto da tutte le parti di questa diocesi, dai paesini sparsi sui monti, ma che hanno voluto dimostrare di essere in te la vera Chiesa, attorno al successore degli Apostoli, che a sua volta è unito con amore, con umile obbedienza al Pastore Supremo, a colui a quale tu stesso hai detto: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Ti ringraziamo, Gesù, perché con la voce del tuo vicario ci hai sostenuto in modo particolare in questi ultimi anni, quando egli, facendo un'analisi precisa della nostra terra e della nostra situazione, ci ha detto: non arrendetevi di fronte alle gravi difficoltà, non rinunciate a progettare il vostro futuro. E questo congresso eucaristico è un tuo dono, una tua grazia, che ci dice, ecco, che noi abbiamo ascoltato questo grido, questo invito pieno di speranza del tuo vicario. Non ci siamo rassegnati, non abbiamo smesso di progettare il nostro futuro, anzitutto per l'evangelizzazione, per la diffusione della tua parola, che è l'unica luce, è l'unico sostegno, è l'unica certezza in questo mondo che crede di poter far a meno di te e di tuo padre, ma sprofondando sempre più nell'abisso della disperazione.